facciamo questi incontri con queste avvertenze che devono essere anche riservate, devono essere anche rispettate nel modo giusto. Noi stamattina vi abbiamo voluto organizzare questo incontro insieme con Giacomo della Team Energy, perché si avvertiva nelle settimane, nei trascorse, un grande interesse, un interesse da parte dei proprietari degli immobili, un interesse legittimo delle imprese che volevano in qualche modo utilizzare questo intervento normativo come un'occasione di lavoro. Ed effettivamente lo è. Oggi, durante la mattinata, che vi assicuriamo, l'onorevole Tuccio, che salutiamo, che è qui con me, mi ha raccomandato di essere efficienti nella gestione di questo nostro incontro, e quindi sicuramente vi daremo, come dire, ed avremo anche noi, perché abbiamo anche la necessità di approfondire e capire il funzionamento, le modalità per portarsi un pochino, come dire, utilizzare questa occasione, e cercheremo di capire, voglio dire, lo spirito della norma e anche come la stessa va declinata per avere successo nell'iniziativa, perché qui questa problematica sta creando non poche perplessità. I professionisti da un lato che stanno approfondendo, ma credo che, voglio dire, queste cose adesso verranno dette, le imprese, i proprietari chiaramente che vogliono, come dire, accedere a questa possibilità con successo, le imprese che aspettano di poter, come dire, ecco, iniziare a lavorare sostanzialmente. Poi in questo panorama che vi ho descritto c'è anche la banca. Io rappresento la banca del Catanzarese, insieme con me c'è anche il direttore commerciale, il dottor Lia, così poi se eventualmente nel dibattito ci saranno anche delle domande vi possiamo rispondere. La banca del territorio, la banca di credito cooperativo, deve rispondere a queste esigenze. Vuoi perché i proprietari sono anche clienti della banca, vuoi perché le imprese sono anche a loro volta clienti, e vuoi perché la banca del territorio deve, ha l'obbligo, ha nel suo DNA questa missione, quella di stare con i piedi sul territorio e vedere un attimo cosa si può in qualche modo incentivare, perché le situazioni economiche, la comunità in genere, avvii percorsi di crescita. E nello specifico, quando parliamo di lavoro, di economia, è normale, voglio dire, che specialmente una realtà come la nostra, una previsione normativa, ancorché nata in un periodo particolare, è di particolare interesse, e quindi noi come dire, siamo vicini a queste iniziative con un sostegno concreto. Certamente noi ci ritaglieremo anche un ruolo di ponte, cioè nel senso che avvieremo, sosterremo le richieste per poi, questo è un meccanismo che, ripeto, adesso io non sto a spiegare, che poi canalizzeremo verso, diciamo, quelle società che hanno interesse ad acquistare questo credito che noi facciamo, ecco, da questa funzione di ponte. Però io non mi addentro diciamo proprio nello specifico di questi meccanismi. Prima introduciamo
tutta questa problematica e qui avendo così stamattina l'occasione di avere con noi l'onorevole Tuccio che a Partucci, scusi, da stamattina che metto questa O, che ha partecipato ed è stato anche protagonista nella definizione di tutto questo impianto normativo, credo che l'occasione diventa molto interessante. Poi abbiamo anche il dottore Morelli che è il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Vibo, quindi c'è anche come dire, la componente professionale che è anche importante perché questo percorso vada a buon fine. E infine abbiamo l'ingegnere Sacco che è il tecnico della materia. Quindi questo incontro a più voci sicuramente sarà foriero di cose interessanti. Allora io mi taccio per il momento e passerei la parola all'onorevole Tucci. Bene? Grazie Presidente, grazie a tutti, buongiorno e grazie per la presenza. Oggi è l'ennesima tappa di quello che è un tour che io sto facendo in giro per la Calabria. È un tour a cui tengo particolarmente perché mi rendo conto che può essere davvero per la regione, per la nostra regione, può rappresentare una svolta se riusciamo ad approfittarne per una volta, però in modo diciamo positivo, nel senso positivo della parola. È un'occasione unica che non so quante altre volte si è presentata nella storia di questo paese, è un'occasione che permetterà ai più di poter finalmente dare una spinta propulsiva alle proprie aziende e ai cittadini di ottenere dei benefici nella propria abitazione. Quello che è il Superbonus 110 cercherò di raccontarvelo a grandi linee, intanto diamoci un pochettino di impostazioni perché così ci organizziamo un poco. Io vi racconto a grandi linee quella che è la legge, anche se so che la maggior parte siete del settore, quindi in linea di massima conoscete già abbastanza bene la materia. Io spesso mi avvalgo delle consulenze del dottore Morelli proprio perché essendo lui un tecnico sa rispondere, riesce a entrare nei tecnicismi della materia, cosa che io conosco a grandi linee. Quindi io cerco di raccontarvi a grandi linee la materia, dopodiché lascio spazio alle domande al quale risponderemo un pochettino assieme. Presidente, ci diamo questa organizzazione in modo da avere un pochettino dei punti fermi. Quindi dicevo, quello che è il Superbonus 110% è sicuramente una manovra importantissima perché partite dal presupposto che si differenzia dagli altri vecchi bonus che esistevano già in materia di edilizia, pensate ad esempio un pochettino al bonus sugli infissi, al bonus facciate, allo sconto termico, che erano tutte ottime leggi, tutte ottime percentuali soprattutto di sconto per il cittadino, ma in linea di massima rappresentavano una serie di problemi, ovvero che in prima fase il cittadino doveva avere il capitale da anticipare per poter fare questi lavori, che poi lo Stato ti avrebbe rimborsato nel corso di in media 10 anni in base a quello che era il bonus di cui usufruivi. E immaginate di dover fare la facciata della vostra casa, andate ad affrontare una spesa di 30, 40, 50 mila euro, non tutti i cittadini ce l'hanno. Quindi questo rappresentava per il cittadino, per il proprietario dell'abitazione, rappresentava il primo limite e di conseguenza era un limite che avevano anche le aziende stesse. Perché? Perché il lavoro non prendeva mai piede come si deve, non si sviluppava mai. Ci siamo sempre sentiti dire, vi siete sempre sentiti dire, soprattutto voi del settore negli anni, che in Italia se riparte l'edilizia riparte tutto. Ma nessuno ci ha mai detto poi come farla partire, ripartire sta edilizia. Un settore di fatto saturo, un settore che ha raggiunto negli anni il massimo che si poteva raggiungere limitandosi ormai a piccoli lavoretti. La domanda ce la siamo posta anche noi, come far ripartire l'edilizia? Riqualificando ciò che già esiste.
Allo stesso tempo, che poteva essere una risposta ovvia, però ci siamo detti come dare la possibilità al cittadino che magari non ha in tasca il denaro necessario per affrontare la spesa? E abbiamo provato a darci una risposta. Questa risposta è arrivata e l'abbiamo messa per legge. Ora cerco di raccontarvela. Di fatto avete sentito, quando l'annunciò il presidente Conte, avete sentito questi lavori di riqualificazione gratuita. Io ricordo che tanti si sono anche un pochettino messi a ridere, ma di fatto è un'operazione che avviene così, perché il cittadino ha la possibilità, sì, di spendere questi soldi e trovarseli rimborsati in 5 anni. La prima modifica importante rispetto alle vecchie leggi è che la detrazione non avviene più in 10 ma in 5 anni. Poi il cittadino ha la possibilità di anticipare questi soldi e vederseli rimborsati non più al 60, 70, 90 o 50%, ma al 110 in questi 5 anni. Pertanto, se uno spende 50.000 euro, si troverà il cosiddetto rimborso di 55. Ovvio che poi subentra la questione della capienza fiscale, perché non tutti pagano tasse per 11.000 euro l'anno. E lì arriva la cosa più importante, la possibilità della cessione del credito all'azienda che ti fa i lavori. Quindi io, che sono il proprietario di casa e ho fatto i lavori a casa mia, se mi rendo conto, decido di non anticipare soldi, posso tranquillamente non anticipare i soldi cedendo di fatto per intero il credito all'azienda che mi ha fatto i lavori. L'azienda, al momento in cui emette una fattura da 50.000 euro, sconto 100%, pertanto a Riccardo Tucci arriverà una fattura a costo zero. L'azienda si troverà a quel punto, lei, nel suo cassetto fiscale, si troverà il bonus generato di 55.000 euro, quindi il 110%. Allora qual è la cosa importante? Perché poi entriamo anche nei passaggi aziendali, che sono quelle più importanti, perché il cittadino si trova il lavoro fatto, la casa riqualificata. Una casa riqualificata sicuramente aumenta il suo valore e soprattutto il cittadino poi si troverà il risparmio sulla bolletta energetica, perché quando tu hai fatto i lavori di riqualificazione energetica, quindi cosa hai fatto? Hai fatto il cappotto termico, hai fatto il solare termico, hai fatto la pompa di calore, che sono i 3 interventi trainanti. Quindi 3 interventi, uno dei 3 è obbligatorio. Abbinato poi questi tipi di lavori a tutto quello che diventa risparmio energetico, possono essere, che so, i condizionatori, i pannelli fotovoltaici, possono essere perfino i fornelli a induzione elettrica, possono essere, può essere, avete sentito, la colonnina di ricarica dell'auto elettrica. Quindi tutto quello che fate dopo aver fatto il lavoro trainante, uno dei 3 lavori trainanti, che sono cappotto, solare termico e pompa di calore, quindi almeno uno dei 3, tutto il resto passa al 110%. Voi sapete, ad esempio, giusto per capirci, che esiste il bonus sugli infissi. Se oggi voi sostituite gli infissi, lo Stato vi dà un bonus del 60%. Bene, se avete fatto uno dei lavori trainanti e poi ci abbinate gli infissi, quello che era 60 diventa 110 anch'esso. Ecco che la legge comincia a prendere piede. Il proprietario di casa ha un solo obbligo, a parte avere le carte della casa in regola, c'è un solo obbligo, che è quello di aumentare di 2 classi energetiche il certificato APE. Sapete tutti che il certificato APE è il certificato che certifica per l'appunto l'indice di classe dell'efficienza energetica della tua abitazione, quindi può essere in classe B, in classe C, in classe D. Il mio obbligo da proprietario di casa sarà quello di fare lavori tali per aumentare di 2 classi, quindi tutto ciò che serve a casa mia per far sì che da D passi in classe B, da C passi in classe A. Quello è l'unico obbligo che ho come proprietario. Dopodiché l'azienda mi fa i lavori, io cedo il credito alla mia azienda, quindi non ci ho anticipato un centesimo, e la mia azienda, l'azienda che mi ha fatto i lavori, se la vede lei a quel punto con lo Stato. Cosa importante?
perché questi sono i passaggi importanti. L'azienda dovrà vedersela con lo Stato. Come? Ha la possibilità, uno, lei come azienda, di scaricare sulle tasse il credito generato nei 5 anni successivi. Punto primo. Punto secondo, in fase di conversione in legge in Parlamento abbiamo emendato la legge aggiungendo un secondo passaggio per me determinante, ed è quello che permetterà di fare il salto di qualità, che la cessione dei crediti non avviene solo verso lo Stato, ma si dice, c'è scritto, c'è fatto un emendamento, cessione dei crediti verso terzi. Verso terzi significa tutti. Quindi io, azienda, che ho quel credito nel mio cassetto fiscale, provate un po' a immaginare la... Qualcuno di voi ha utilizzato l'app, il bonus vacanze quest'estate? Bonus vacanze, per poterlo utilizzare necessitava di un'app che si chiama IO. Quell'app, noi amplieremo quell'app e sarà quello il cassetto fiscale. Voi vi troverete tutto sul vostro cellulare. Saprete quanto credito fiscale avete disponibile. Ok? Quindi con quell'app voi vedrete qual è la vostra disponibilità. Cosa potete fare? Cedere il credito a terzi. Cedere il credito a terzi significa che l'azienda può sì pagare le tasse dello Stato spalmandole su 5 anni, ma può anche magari pagare un fornitore. Può decidere l'azienda che ha fatto i lavori a casa mia del pannello fotovoltaico piuttosto che del cappotto termico, di prendere una parte o tutta di quel credito che mi sono generato sul cassetto fiscale e cederla a chi gli ha venduto il materiale magari. Altra possibilità è quella di andare in banca e cedere il credito alla banca, che provvederà a liquidarvi la percentuale accordata. Di fatto poi vi ritroverete i soldi sul conto corrente nell'immediato. Voi sapete benissimo, se siete del settore, non ve lo devo dire io, sapete benissimo che spesso e volentieri, soprattutto nei nostri paesi, si fa un lavoro oggi, lo si completa fra un mese, il proprietario di casa ha dato un acconto e poi la differenza lo paga a poco, spesso. Non dico sempre, ma spesso, soprattutto nei nostri paesi, si usa questo modus operandi. Questa invece è una possibilità per l'azienda di avere tutti i soldi subito, o comunque la parte dei soldi che necessita, perché, ripeto, con quel credito fiscale generato può cedere il credito anche ad altri a soggetti terzi. Di fatto, e qui mi perdonerà il presidente della banca, ma di fatto abbiamo creato una moneta fiscale garantita dallo Stato, perché di questo si sta parlando, è una moneta fiscale garantita dallo Stato. È come se a fianco all'euro ci fosse una moneta parallela, in questo caso virtuale, garantita dallo Stato. È come se fosse, guardate, ieri mi hanno fatto l'esempio calzante, che forse è la cosa che rende meglio per arrivare un po' a tutti, le vecchie cambiali, Presidente, le vecchie cambiali erano la prima forma di moneta, no? Di moneta alternativa, perché io firmavo una cambiale, la davo al presidente, il presidente la dava all'ingegnere, l'ingegnere la dava al dottore, ma era la mia cambiale iniziale che girava. Lo ricorderete tutti forse meglio di me, vedo qualche capello bianco, quindi lo conoscerete meglio di me il sistema. Bene, però in questo caso, invece di essere garantita dalla mia prima emissione, è garantita dallo Stato questa moneta, che non è più una cambiale ma è una moneta fiscale. Ecco che la legge prende piede in tutto e per tutto. Poi in fase di conversione in legge abbiamo avuto il modo di confrontarci anche e soprattutto con le imprese, che erano quelle che erano determinanti in questo settore. Sarete voi determinanti, i soggetti determinanti per far sì che tutto parta. E soprattutto le piccole e medie imprese ci hanno rappresentato un grande problema. Qual è questo grande problema? È di fatto l'aumento esponenziale, il potenziale aumento esponenziale della mole di lavoro, perché un'azienda di isoveria che prima faceva 10 lavori al mese e aveva 3 operai, presumibilmente si troverà ad affrontarne 30 o 40 lavori al mese e quindi avrà bisogno non più di 3 operai ma di 10 operai, 12 operai, e soprattutto dovrà anticipare il capitale per tutti questi 30-40 lavori che dovrà fare. Immaginate uno che vi fa i pannelli,
fotovoltaici, piuttosto che uno che vi fa il cappotto dovrà andare dai propri fornitori e non più comprare pannelli fotovoltaici per 10 abitazioni per cui aveva la risorsa umana necessaria, le risorse economiche necessarie, ma dovrà farlo per 40 abitazioni e quindi lì poteva avere un problema. Allora abbiamo previsto in fase di conversione in legge i cosiddetti SAL, che sono il saldo ad avanzamento dei lavori. Proviamo a fare un esempio. Immaginate di andare a casa di una persona, di venire a casa mia e farmi 3 lavori per un totale di 60.000 euro. Mi state facendo il cappotto, mi fate i pannelli fotovoltaici e mi fate gli infissi. Al momento in cui avete completato almeno il 30% dell'intero progetto, almeno il 30%, avrete già la possibilità lì di emettere una prima fattura e far partire il sistema di cui vi ho accennato poco fa. Quindi trovarvi liquidità fin da subito. Ok? Quindi come vedete la legge va a guardare anche il problema più importante, che poteva essere quello dei soprattutto piccoli imprenditori dei nostri paesi. Allora abbiamo messo mani anche a questo. Questa è la legge a grandi linee. Parliamo un attimino di cifre e dopodiché cedo la parola se volete fare qualche domanda, se il dottore Morelli o l'ingegnere Sacco vogliono dire qualcosa, cedo sicuramente la parola a loro. Gli importi quali sono? Si possono fare lavori fino a 196.000 euro. I 196.000 euro sono suddivisi in due diciamo parti. 100.000 sono per l'efficientamento energetico dell'abitazione e 96.000 sono per l'adeguamento sismico. Quindi sono 196.000 in totale, cumulabili anche fra di loro, prima cosa. Le 100.000 sono suddivise da un po' di scaglioni, sono 50.000, quindi ci sono dei tetti massimi, 50.000 per il cappotto, 30.000 per la quota energetica, 20.000 per la pompa di calore e così. E poi all'interno di questi scaglioni ci sono le varie operazioni che uno può andare a fare. Quindi se io ho 20.000 di tetto massimo per le 30.000 per l'efficientamento energetico e ne ho spese 20 per fare i pannelli solari, mi restano altri 10.000 per poter mettere la ricarica dell'auto elettrica, piuttosto che i condizionatori, piuttosto che una qualunque altra cosa che va a finire sull'energia. Queste sono le cifre a grandi linee. Ribadisco, la cosa importante è però una. In questo periodo, e sicuramente avrete riscontrato questa difficoltà, io la sto vedendo un po' ovunque, per assurdo sta succedendo che cosa? Presidente, su questo è importante essere chiari. Sta succedendo che ci sono i cittadini che vanno dalle imprese a dirgli facciamo questi lavori e l'impresa non sa da dove partire nemmeno. Mi rendo conto perché è una legge nuova, giustamente tutti vogliono essere chiari. Prima di iniziare a fare dei lavori anche di una certa importanza economica e poi dice che poi mi trovo fregato, però è importante essere formati su certe cose, è importante capire come funziona il tutto, siamo sicuri, però voi come impresa, come addetti ai lavori, siete voi che dovete dare certezze al cittadino, perché il rischio del cittadino, e questo lo dico con una certa attenzione, il rischio che potremmo riscontrare e che questi lavori vadano a finire tutti in mano alle grandi aziende del nord. Io vi voglio fare un esempio che è lampante. Vicino al mio paese, un piccolissimo paese limitrofo al confine della provincia di Reggio Calabria, vicino al mio paese c'è stata una persona che voleva fare questi lavori. Si è fatto fare il progetto, si è fatto fare tutto, non trovava uno della zona che era capace di dargli anche delle semplici indicazioni, anche dirgli me la vedo io, ti aiuto io. Ha deciso di farsi fare i lavori da Enel direttamente. 48.000 euro di lavori. Capite bene che sono 48.000 euro che sono andati a finire nelle tasche di una mega azienda, quando tranquillamente potevano finire nelle tasche delle nostre imprese locali. E quello è il fattore determinante, perché se le nostre imprese locali fanno i lavori, aumentano il fatturato, assumono dipendenti, se assumono dipendenti non assumono il dipendente di Milano, assumeranno un dipendente della zona presumibilmente. Si creano nuovi settori merceologici, ad esempio il consulente energetico, che oggi ce n'è poco e niente in giro, vedrete cosa succederà, ma dobbiamo essere pronti come azienda ad affrontare questo mercato.
Ecco perché io ho deciso di intraprendere questo tour nel quale spiego, sempre avvalendomi della competenza dei tecnici, spiego a grandi linee la legge e poi per poi entrare nei dettagli che so che all'imprenditore è quello che interessa. Però, vi ripeto, è importante dare certezze al cittadino. Se risultiamo evasivi nei confronti del cittadino, quello che è venuto da me, cioè immaginate la scena, pensate se 3 mesi fa, 6 mesi fa veniva un proprietario di casa da voi e vi diceva mettimi i pannelli solari. Immaginate che uno di voi invece di dire sì cominciava a innescare dei dubbi nella testa del cittadino. Quello alla fine o non le faceva proprio o peggio andava da un altro, peggio per l'impresa. Oggi sta succedendo questo, cioè il cittadino va dall'impresa e dice fammi i lavori, ci aspetta perché ancora non si sa, ancora non è chiaro. Allora il cittadino un pochettino si ferma. Quando poi quello stesso proprietario di casa scopre che le grandi aziende già sono pronte, hanno già tutto, vado, metto una firma e ho risolto, allora lì o non solo ci ha fatto perdere il lavoro perché si rivolge ad altri, ma nella sua testa rimarrà fisso il dubbio che cioè, qua non capisce nessuno niente, mi sono dovuto rivolgere fuori ed è bruttissimo. Ecco perché vi dico, cerchiamo un attimo di fare squadra anche da un certo punto di vista. Io non so di che settore siete più o meno, Presidente, se sono imprese edili, consulente energetico. Imprese edili, poi c'è qualcuno che ha soluzioni integrate. Allora, in particolare mi rivolgo, perdonatemi un secondo, alle imprese edili, perché sono quelli che sono i primi a essere contattati in questo caso. È importante per l'impresa edile, non so chi lo è di voi, che quando vengono da voi, perché il cittadino in automatico la cosa che pensa è al cappotto, perché quella è la prima cosa che viene, cappotto e pannelli solari, sono le prime due cose che passano nella testa. Quindi la prima cosa che va, la prima azienda che vanno a contattare sono le imprese edili del settore e sono loro poi quelle che fanno di solito da ponte. Per fare da ponte però devono già avere un gruppo, diciamo un consorzio quasi, di altri professionisti del quale si avvalgono, in modo che io che fino a ieri facevo il muratore, oggi è difficile che ci capisca di tutte queste norme, di tutte queste cose, ma non devo farlo io, devo avere un consulente di cui mi avvalgo, con cui già collaboro. Io tendenzialmente tendo a dare consiglio di quasi di creare un piccolo consorzio fatto da più figure diverse fra di loro che si aiutino fra di loro. Quindi io che mi rivolgo a chi fa il pannello solare, che mi rivolgo a chi fa il cappotto, che mi rivolgo a chi fa gli infissi, poco importa, perché comunque tutti mi sanno dare la risposta. E a quel punto sì che evitiamo che succeda quello che vi ho detto prima, ovvero che io mi scoccio, prendo, chiamo l'Enel, chiamo qualche mega azienda del Nord Italia e gli dico vieni fammi sti lavori. E voi restate senza il becco di un quattrino. Questo è quanto. Vi ringrazio. Ora spazio agli altri. Riprendo io la parola per dei saluti. Intanto siamo ospiti del Comune di Soveria Mannelli, c'è l'Avvocato Chiodo che è il capogruppo che ci ospita e quindi ringraziamo il Comune per averci messo a disposizione la sala. Abbiamo il sindaco di Cicala che salutiamo e lo ringraziamo per la presenza. L'importanza degli amministratori locali è nota, nel senso che hanno un patrimonio edilizio da riqualificare, per cui voglio dire questa sensibilità al sindaco e all'amministrazione di Soveria va anche riconosciuta. Io direi di proseguire con delle comunicazioni. Facciamo parlare il dottor Morelli. C'era là oppure? Ah, c'è là. Usa quello. Va bene, allora innanzitutto buongiorno e ringrazio l'onorevole Tucci che mi coinvolge in questa tour, ne abbiamo fatto qualcuno pure su Avibo. Sì, in effetti è una prestazione del tutto gratuita, devo dire la verità, cioè peraltro anche in giorni tipo sabato mattina, ma lasciamo perdere, ci ha fatto fare ben altro perché il 31 luglio ci ha portato pure due sottosegretari a Vibo dove parliamo di 110% di bonus
ed era il 31 luglio, con una marea, per la verità, di persone oltre 200, nonostante in periodo Covid, ma era all'aperto. Però è stata una bellissima manifestazione, perché insomma si dati un po' i punti ancora prima che uscissero anche le prassi ministeriali, però voglio dire, la normativa per me è decisamente già stata chiara, cioè la norma, il 119, che non pone assolutamente, a mio avviso, alcun tipo di problematica. Chiaro, bisogna comprendere di che cosa parliamo. Allora, se dobbiamo fare un bel quadro in termini di comprendere dal punto di vista operativo, dobbiamo capire come intervenire. Innanzitutto, dal punto di vista meramente giuridico, poi mi fa piacere che c'è l'ingegnere, così entrerà nel merito di alcuni aspetti particolari, non è altro che un ampliamento della percentuale delle detrazioni già presenti. Quindi di fatto non facciamo altro che portare al 110% alcune detrazioni che già esistevano per alcuni tipi di lavoro. Per questi tipi di lavori ci sono dei limiti che sono di natura soggettiva e di natura oggettiva, che ora magari vedremo. Questi limiti sono quei limiti per avere il 110, ma non è detto che un intervento che faccia il 110, che esaurisca il plafond del 110, non possa andare a finire a sforare per gli ulteriori costi sostenuti nella norma normale, quindi andrà poi a portarsela a 10 anni se è un efficientemente energetico al 65 piuttosto che all'85 se un sisma o qualsiasi altra questione, qualora dovesse splafondare su quelle che è, diciamo, la base. Quindi sono delle agevolazioni in termini del 110. Questo 110 in qualche maniera un po' ha disturbato, no? Perché più di qualcuno inizialmente ha pensato: beh, mo facci lavoro e poi qualcuno mi ritornerà dei soldi, mi ritorna il 10%, ma in realtà non è così, no? È una agevolazione per poter dare conto all'impresa che va ad esercitare questa eventuale cessione di avere questo quid plus in più, no? Questo 10%. Quindi quando io faccio lo sconto in fattura, poi ne parleremo bene con l'ingegnere, entreremo, poi mi dite più o meno il tempo che ho a disposizione, così cercherò di fare un discorso che possa essere, diciamo, abbastanza lineare. Quando vado a fare lo sconto in fattura, non è che faccio lo sconto in fattura del 110, farò lo sconto del 100. Quindi i prezzi, e là entra l'ingegnere in maniera determinante, perché deve andare a fare, oltre la questione meramente energetica, deve fare un'asseverazione importante, quella della congruità dei prezzi che ci sono nell'ambito del contratto. Fatto questo, che deve essere congruo, io vado a cedere esattamente, quindi con lo sconto in fattura, il 100 di quella fattura, ma l'imprenditore avrà diritto al 110 di quello che c'è in quella fattura. Quindi vedete che c'è un meccanismo di calcolo per andare a vedere quant'è. La cosa molto interessante è che in questo 110 ci entrano una serie di spese, soprattutto ci entra l'IVA, che noi sappiamo che è un'imposta che grava sul consumatore, quindi in questo caso viene anche finanziata. Come pure entrano le spese di progettazione, come pure entrano tutte le spese, se siamo in sisma bonus, di monitoraggio prima di andare a fare. E allora voi capite che se tu vuoi fare un'attività di cessione di credito o vuoi fare un'attività davvero per portare anche a livello di impresa dei risultati finanziari a casa, non puoi farlo da solo. Come un imprenditore oppure una famiglia dovrà avere l'ingegnere e su quello matura sull'ingegnere e poi deve andare a fare la pratica di cessione, poi matura su questo, poi matura su quello, diventa veramente un po' pesante questo tipo di discorso. Ecco perché noi spesso abbiamo consigliato la figura del general contractor, quindi che potrebbe anche essere quello un consorzio tra imprese, che possono essere un edile, una che fa efficientemente energetico, o più di una, con un regolamento dove si stabilisce come devono andare a fare. Stiamo operando così un po' in tutta Italia, e quindi il general contractor, che in questo caso sarebbe questo consorzio che è costituito, diventa il soggetto appaltante del lavoro ed è quello che si interfaccia con gli istituti di credito per poter avere il finanziamento, che hanno fatto un'opera, ne abbiamo discusso con
l'onorevole nella fase di discussione parlamentare di questa situazione della Conto. Io ero molto scettico, devo essere sincero, una mattina mi ha telefonato, dico, ma guarda, sono scettico, come si fa giuridicamente a fare in modo che un soggetto matura un diritto di credito che a sua volta può cedere, quando la norma stessa ti dice che il credito si matura alla fine, quando vado a misurare tramite l'ingegnere, perché poi vedremo, sono poi gli ingegneri che devono fare una perizia di asseverazione, per questo devono fare delle polizze ad hoc, è lui che va, deve prima asseverare, dopo ci sarà un altro ingegnere che dirà che ci sono stati il superamento delle due classi energetiche, e solo allora io di fatto, se dovessi fare un'analisi giuridico-tecnica, vado a maturare il diritto. Quindi questo diritto anticipato mediante questo stato avanzamento, vi devo dire la verità, trovavo difficoltà ad inquadrarlo come istituto. Ma lui insisteva, ho detto, ma tutto sommato potrebbe anche essere una bella cosa, no? Perché chiaramente un'impresa che si deve sobbarcare l'onere di andare a finanziare l'intera operazione senza la possibilità di avere delle anticipazioni, perché è vero che io il credito lo posso utilizzare e lo posso anche cedere, ma lo posso utilizzare e cedere nel momento in cui questo credito si è realizzato. Quando si realizza? Quando l'intervento è terminato, quando le attestazioni tecnici degli ingegneri sono almeno due, e secondo il SIMAT bonus forse c'è anche il terzo, e poi c'è il visto di conformità da parte di un dottore commercialista, un intermediario, che è un visto un po' più pesante del normale. Questo lo spiego pure ai miei colleghi, perché non si riferisce semplicemente all'analisi meramente fiscale, ma deve andare a vedere che tutto il lavoro fatto a monte, anche degli ingegneri nella perizia di asseverazione, esiste questa perizia, e magari entrare pure un po' nel merito. Solo allora può fare il visto di conformità. Ovviamente questo consentirà di poter fare la cessione del credito. Lo può fare anche quando l'appaltatore, che io consiglio un general contractor, ma comunque lo può fare chiunque, quando l'appaltatore va ad eseguire i lavori, lo può fare per stato d'avanzamento, il 30% e il 60%. Ingegnere, questo è fondamentale per voi tecnici. Cioè, la progettazione non è più una progettazione del lavoro dal punto di vista urbanistico o statico, è importante una progettazione di tutta la fase lavorativa, di tutti gli step che questa fase lavorativa deve avere, deve essere progettuale. Perché? Perché quando l'ingegnere va ad attestare quel 30% che diventa credito, con tutte le eccezioni che io vi avevo detto, ma che oggi è legge e quindi può essere usufruito, ci sarà un ingegnere che deve andare a dire che quel lavoro che si sta eseguendo, che è stato eseguito per 30%, è relativo a un progetto che, una volta terminato, consentirà il superamento di due classi energetiche e che quindi darà diritto al bonus del 110%. Ecco perché il progetto va realizzato non solo dal punto di vista strutturale, ma va realizzato anche un progetto energetico, va visto già prima con chi deve fare il visto di conformità, per evitare che poi vi crea problemi e il tutto cade. Perché, e qua andiamo agli istituti bancari, devo dire, poi entrerò nella norma, vi sto facendo una panoramica per farvi comprendere come si può ragionare dal punto di vista imprenditoriale, considerato che abbiamo una platea di imprenditori piuttosto che di professionisti, quindi sto cambiando un po' il modus di esporre. Per esempio la banca, le BCC sono le uniche che oggi in qualche maniera tre provvedimenti le hanno fatti, le altre stanno parlando, però c'era un primo, una preclusione importantissima, per cui all'ABI a Roma c'era stata una riunione per cui la banca dice, guarda, io non vado ad entrare nel bonus, perché siccome andiamo a regolare con il diritto, noi cerchiamo di ragionare sempre in base al diritto vivente, cioè quello che esiste, è chiaro che in un'operazione di cessione di credito, cedente è l'impresa o eventualmente il privato, cessionario è la banca che sostanzialmente acquista il credito, noi sappiamo che queste cessioni avvengono prosolute e prosolvendo. Prosoluto sostanzialmente significa che il cedente non ha più responsabilità,
però solo avendo ovviamente rimane la responsabilità del cedente. Questo ci insegna la dottrina giuridica e noi su questo abbiamo analizzato. Ovviamente la banca, che ha fior di giuristi, ma dice questa è un'operazione dove noi abbiamo difficoltà ad entrare, perché io mi vado a mettere un'operazione di finanziamento con un punto interrogativo quanto una casa, francamente dice ne voglio uscire fuori. E anche qui devo dire che questo legislatore, e quindi sicuramente merito dei vari deputati, vi assicuro lo sto valorizzando come tecnico. C'è una manina alzata, forse sull'argomento. Stavo arrivando, sto facendo questo discorso panoramico per arrivare lì che è il nodo del problema. Quindi stavo dicendo, è una valutazione di questa norma, io l'ho già detto, veramente positiva, poi vi dirò altri meccanismi veramente interessanti, che generalmente è difficile trovare nelle norme, soprattutto fiscali, perché vengono fatti in maniera molto, cioè i tecnici li preparano in una maniera, poi il Parlamento li va a variare. Io che sono uno che vive nell'ambito delle leggi tributarie da una vita, sono stato anche un ex ufficiale della Guardia di Finanza, quindi credetemi, è una materia che io vivo e quindi l'ho vissuta con i vari legislatori, quindi conosco bene, e devo dire che questa mi ha sorpreso. Credetemi che io ho fatto lo studio della normativa, mi sono letto le circolari, ma solo per andarmela a leggere, ma non c'era un minimo di differenziazione tra la mia interpretazione, ma non perché è la mia, e quello della prassi dell'agenzia. Vuol dire che la norma è scritta abbastanza bene. Ed è uno dei pochi casi, peraltro in una materia complessa, perché vi ho detto che ci sono tutte queste eccezioni di diritto. Vediamo che cosa succede, stavo arrivando lì. Sì, poi vado un po' se volete pure sul tecnico delle varie misure, però poi magari mi sollecitate voi. Stavo dicendo, dov'è l'operazione importante? Che è stato in maniera chiara acclarato dalla norma che il cessionario, quindi la banca o l'impresa che fa lo sconto in fattura, qualora dovesse decadere dall'agevolazione perché a seguito di ispezioni Enea oppure per l'Agenzia delle Entrate, che avrà titolo di fare l'ispezione, ritiene che tu non avevi diritto al superbonus per mille motivi, perché di problemi ce ne sono da risolvere, il lavoro va fatto da tecnici davvero bravi, da gente che ha studiato la materia, che la conosce, che l'ha praticata. Non si può assolutamente improvvisare questo, perché cosa succede? Il cedente, che sarebbe in questo caso quello originario, la famiglia o il condominio, dovrà restituire i soldi dell'eventuale sconto in fattura o della cessione del credito, perché il vero problema sta che l'agevolazione la prende il soggetto, che sono ovviamente i condomini, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoratore autonomo, quindi poi se volete questo lo spieghiamo, gli ACP, istituto autonome di case popolare, questo interessa per esempio molti comuni, anzi per loro vi è un'eccezione, perché gli interventi che vanno, diciamo, nella procedura non sono solo quelli dall'1 luglio 2020 al 31/12/2021, ma abbiamo un semestre in più, quindi fino a giugno del 2022. Poi abbiamo tutte le cooperative della proprietà indivisa, quindi coloro che hanno avuto l'assegnazione della casa ma non hanno il titolo di proprietà perché ha proprietà indivisa però la utilizzano, e poi ovviamente abbiamo le OLLUS, sapete chi sono, le organizzazioni non lucrative di scopi sociali, abbiamo le APS, le associazioni di promozione sociale, e infine addirittura, pensate bene, anche le associazioni sportive e dilettantistiche, soprattutto in questi paesi, quando riguarda esclusivamente però il rifacimento degli spogliatoi. Questi sono i soggetti che ne possono usufruire. Concludo semplicemente su una questione di quali sono gli interventi. Gli interventi sono i trainanti, sono tre. L'isolamento termico delle superfici. Qua le imprese devono comprendere una cosa: superficie opache, la verticale, parete, orizzontale anche il pavimento, e poi si può vedere, la obliqua, ma poi vedremo anche quale,
E ovviamente queste sono tutte le superfici, ma la caratteristica ovviamente deve andare a coprire questo isolamento, la superficie disperdente almeno per il 25%. Ma quando parliamo di questo, uno mi dice, ma il tetto per le imprese, per gli ingegneri, il tetto è finanziabile? È finanziabile laddove il tetto di fatto è l'unica copertura, perché magari ha una volta nei paesi si facevano con le canne, no? E poi il tetto sopra. Allora in quel caso il tetto si può rifare. Se invece io ho il solaio e poi ho il tetto, tu puoi rifare la superficie orizzontale, che è il solaio, non il tetto. Il tetto non è finanziabile senza il 110, sarà finanziabile sul 50%, perché bisogna dire che tutte le altre misure, anche quelle dell'articolo 14, decreto legge 63, che sarebbero di efficientamento energetico, e anche quelle che volete rifare i bagni o piuttosto, quelle comunque rimangono, e anche su quelli potete fare lo sconto in fattura, ovviamente non sul 110 ma sulla percentuale che esisteva prima, che è il 50% generalmente, e anche in quel caso però andata a 10 anni e non a 5 come questo. Ovviamente le eccezioni che ci sono poi su quelli che vengono trainati, che sarebbero l'impianto fotovoltaico, la colonnina che potete andare a fare dentro la stessa abitazione, e ovviamente questi che sono i sistemi trainati insieme agli altri, che per brevità non dico, poi se vi interessa ve li dico, chiaramente possono usufruire del 110 perché aiutano pure a superare le due classi energetiche. C'è da dire una cosa, questo ve lo dico, ma ve lo dirà pure l'ingegnere, paesi come questo che non faccia l'impianto fotovoltaico al 110, perché sarebbe una grande stupidaggine tecnica, no? Perché? Perché voi la dovete cedere al GSE, perché è vero che vi dà pure la possibilità dell'accumulo, che è una delle altre caratteristiche degli effetti trainanti, però sarebbe una stupidaggine, perché voi andate a cedere al GSE nelle ore solari a gratis tutta l'energia, e poi la sera che vi serve l'energia la dovete pagare. Se andate a fare un sistema di accumulo, ecco, io ho due note critiche su questa norma, una ambientale e una giuridica. Quella ambientale, che il sistema di accumulo non doveva essere finanziato. Per chi ha esperienza di questa materia, ho sentito che ci sono persone, abbiamo che le batterie più di 5 anni realmente non durano, e lo smaltimento dal punto di vista di costo ambientale, ve lo dice uno che tutto sommato conosco la materia, ho fatto pure un master in un'università in economia dello sviluppo sostenibile, lo smaltimento delle batterie è terribile, cioè andare a finanziare quindi l'accumulatore secondo me non è stato molto, però evidentemente dovevano dare anche la possibilità, perché c'era il vincolo per una questione di direttiva comunitaria della gestione al GSE, quindi anche loro, il legislatore, ha capito che se io ti devo regalare l'energia di giorno che magari non consumo e di notte la devo pagare, sono dovuti intervenire con il finanziamento degli accumulatori. Rimango a disposizione per tutte le tematiche, penso di aver dato un quadro, diciamo, un po' in generale di quelle che sono le problematiche che vi possono interessare. Poi la normativa è veramente molto particolare, molto specialistica, quindi è bene affidarsi a persone davvero competenti. Grazie. Sì, ok. Allora, abbiamo parlato di interventi trainanti, tra i quali sono inclusi l'isolamento delle pareti, l'isolamento dei tetti, la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore o con caldaie a gas a condensazione, oppure se ci si trova in aree non metanizzate anche con sistemi a biomassa come caldaie a legna, termocamini, stufa a pellet, eccetera. Per quanto riguarda invece gli interventi trainati, che possono essere aggiunti a quelli trainanti, troviamo la sostituzione degli infissi, l'installazione di solari termici per l'acqua calda sanitaria, l'installazione di impianti fotovoltaici eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, sistemi di building automation e infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. E forse non si è accennato nei precedenti interventi sulla conformità urbanistica degli immobili, perché adesso ci ha mandato un po' in tilt questa cosa. Questa è la parte più delicata. Esattamente.
Se il vostro immobile presenta delle difformità rispetto allo stato di progetto o all'ultima ristrutturazione effettuata, voi rischiate di perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'ecobonus. Quindi prima di effettuare gli interventi bisogna verificare la conformità urbanistica del vostro immobile. Per quanto riguarda poi i requisiti tecnici dei vari interventi, si è parlato del superamento delle due classi energetiche, ovviamente, che sarà verificato tramite attestato di prestazione energetica ante e post intervento. E poi ovviamente per ogni tipo di intervento bisognerà rispettare dei requisiti tecnici specifici, cioè se noi vogliamo fare il cappotto alla nostra abitazione non possiamo pensare di fare un cappotto forfettario di 5 o 6 centimetri, ci sono dei parametri tecnici, soprattutto sulle pareti, si chiama trasmittanza il parametro che da verificare, che ci vincolano a fare i cappotti di un certo spessore, come i tetti ovviamente. Posso chiedere forse di una cosa che mi è capitata la scorsa, c'è una specie di intonaco, però io non so chi è dentro di certificatore, che praticamente 4 mm di questo intonaco riescono ad avere la stessa efficacia sulla trasmittanza di 8 cm di cappotto. Sì, non so se questo è applicabile ed è certificato da una società che l'Enea poi riconoscerà, però questo sarebbe un miracolo, si parla di nano cappotto, esattamente, sì. Pare di sì e pare che hanno i certificati, ne abbiamo parlato pure con ditte che sono qui presenti e sembrerebbe che effettivamente riescono a garantire con spessori ridotti la stessa resistenza termica di spessori, diciamo, con cappotti fatti in polistirene, in lana di vetro, in lana di roccia, eccetera. Abbiamo questo parametro che è la trasmittanza. Io vi faccio un esempio di Sovenia Mannelli, dove, se non sbaglio, zona climatica E. Per la zona climatica E la trasmittanza è 0,20. 0,20 sono watt su metro quadro Kelvin. Watt su metro quadro Kelvin, che vuol dire? Se noi partiamo da una parete che ha una trasmittanza, allora diciamo che le pareti a doppia muratura più o meno presentano una trasmittanza di 0,9, quindi andando ad aggiungere questo strato di, se noi abbiamo già uno strato di cappotto che la trasmittanza ce l'ha portata a 0,3, noi il parametro da rispettare è ovviamente 0,2, quindi aggiungendo un altro strato di cappotto abbiamo la possibilità di accedere all'ecobonus, assolutamente sì. E niente, quindi questa era la parte che prevedeva l'isolamento termico. Poi ovviamente per quanto riguarda gli impianti abbiamo le pompe di calore, che sono un intervento trainante, però ovviamente cioè non è che ci rechiamo ad un supermercato, compriamo i climatizzatori e ci aspettiamo che siano incentivati, perché le pompe di calore insufflaggio? Cioè questo non è chiaro, perché poi ovviamente deve avere sempre la certificazione CAM, che sarebbero i criteri ambientali minimi. Quindi qualsiasi tipo di prodotto deve avere questo tipo di certificazione. Non le posso dire a priori se... certo, sì, può rientrare se c'è questi parametri qua. E allora, andando avanti, vi dicevo, sulle pompe di calore ovviamente devono rispettare dei requisiti. Il requisito principale delle pompe di calore è quello che è chiamato COP, che è il coefficiente di prestazione. Il COP, che è il rapporto tra la potenza termica erogata dalla pompa di calore e la potenza elettrica assorbita. Ovviamente è chiaro che più è alto questo valore, questo COP, maggiore è il risparmio in termini di energia elettrica e migliore ovviamente è il risultato in termini di riscaldamento dell'ambiente. Stessa cosa per quanto riguarda le biomasse, devono avere un rendimento superiore al limite stabilito dal decreto requisiti. I solari termici devono avere una producibilità superiore alla
a quanto previsto dal decreto è attestata da un certificato che si chiama Solar Keymark. Chi avrà fatto pratiche di conto termico saprà più o meno che cos'è, perché poi bene o male, a quanto ho potuto notare io, il decreto requisiti per quanto riguarda la parte tecnica è molto simile ai requisiti previsti dal conto termico. Stessa cosa per quanto riguarda gli infissi. Per quanto riguarda gli infissi dobbiamo sempre rispettare lo stesso parametro che si chiama trasmittanza, quindi non è che andiamo a sostituire un infisso ed entriamo nell'incentivazione. La nostra finestra deve avere una certa resistenza termica. Poi per quanto riguarda l'asseverazione hanno già spiegato sia Tucci che il dottor Morelli, quindi mi pare che abbiamo già detto tutto, possiamo direttamente passare alle domande senza fare perdere tempo. Sì, ingegnere. Prego, ingegnere Albanese. Innanzitutto ti saluto che non ci vediamo da un po'. Allora, per quanto è stato scritto nel decreto requisiti, tutte le opere accessorie sono incentivate, diciamo, in tutto il discorso ecobonus, quindi dovrebbe essere così, però poi ovviamente ci sono sempre queste valutazioni, diciamo, queste interpretazioni normative, che però le opere accessorie sono riportate nel decreto, quindi non ci dovrebbe essere problema. Sicuramente volevo dare la stessa. Allora, tutto ciò che è obbligatorio rientra nell'agevolazione, questo è sicuro. Se è strettamente necessario rientra, questo è sicuro. Tutto quello che è optional, e io spesso faccio un esempio, se io voglio farmi il riscaldamento a pavimento, ok, là è obbligatorio alzare le mattonelle, rifare il massetto, faccio quindi il riscaldamento, faccio l'impianto, rifaccio il massetto e poi ci metto le mattonelle. Quindi il massetto e l'impianto rientrano, le mattonelle rientrano se mantengo quelle. Se c'è qualcuno che ha nella testa di sostituire le mattonelle, quello non rientra. Perché sì, lo so, ma è bene precisarlo, perché la domanda che io spesso mi trovo di fronte nelle varie tappe che ho fatto, dice: ma a quel punto sostituisco anche le mattonelle. Sì, quello te lo fa che spesso tu, ma è un esempio per dire. Quindi i lavori obbligatori, quelli rientrano assolutamente. Quello che è di più te lo paghi a parte. Questo è un concetto che però è importantissimo, perché spesso la gente fraintende. Un impianto di... No, no, no. Gli impianti sono già stabiliti da questo punto di vista. Per avere il 110, l'abbiamo detto, è quella la fattispecie, quelle che abbiamo detto, trainati e trainanti, punto. Non c'è un'applicazione analogica, però può rientrare ed avere quindi lo sconto in fattura con la procedura, se è al 65, se è efficientamento, oppure se è una questione edile va al 50%. Per esempio il fatto che diceva sul cappotto, ma non c'è dubbio che il tonachino eccetera rientra, è impossibile, perché fa parte di, non si può mettere il polesterolo là da 8 e lasciarlo in quella maniera, perché diversamente non assolverebbe al suo scopo, quindi quello è sicuro, non c'è dubbio.
Sì, perché no? Sì. Non c'è assolutamente. Comunque, guardi, io le dico questo: è stato pubblicato ed è questo del MISE, dove effettivamente è molto chiaro su quelle che sono, diciamo, le applicazioni da fare dal punto di vista tecnico, no? C'era, quando è stata fatta la norma, si rifaceva quello precedente, ora c'è questo pure nuovo, però il problema non si pone, l'importante è stare nel, anche se lei fa l'isolamento con sughero, costa 4 volte rispetto all'altro, però mica non lo può fare, anzi meglio, deve stare nei limiti. C'è sempre il limite delle 50.000 euro per il cappotto. C'era il signore prima, scusami, ti diamo subito la parola. Io non te l'avevo visto. Ovviamente quello pesante, quello normale che noi facciamo con tutta la responsabilità. Vorrei un attimino però precisare che non ci sono problemi sulla polizza, perché quello che la norma si riferisce a loro. Prima perché loro hanno 500.000, noi abbiamo 3 milioni, quindi di base. E quindi per i dottori commercialisti vale quella che noi abbiamo, mentre la vera problematica è l'asseveratore degli ingegneri, perché se vi faccio vedere l'allegato, tutto questo è la dichiarazione che deve fare. Ora è vero quello che diceva, dov'è la responsabilità che è la problematica? Perché giustamente l'onorevole Tucci dava indicazione degli ultimi orientamenti dell'Agenzia delle Entrate. Se tu hai una violazione urbanistica che non incide ed è minoritaria, dici io potrei, però c'è un problema molto serio che l'ingegnere dichiara sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà. Quindi prima di andare a vedere deve fare la verifica che non c'è l'abuso, perché se c'è l'abuso il diritto decade e comunque sia rimane la responsabilità dell'Agenzia dell'Entrata di rifarsi sia sulla polizza dell'ingegnere, e laddove invece siano in presenza di responsabilità leggermente superiore si va nel penale. Io ricordo, soprattutto ai professionisti, la vicenda dell'attestatore in materia di diritto fallimentare. Ogni attestatore è finito alla Procura della Repubblica, per capire. Io quindi da questo punto di vista dico bisogna essere rigorosi. Perché? Perché poi il vero problema ce l'ha la povera famiglia che pensava di realizzare, come diceva l'onorevole, a gratis, e poi si ritrova che gli arriva un'ingiunzione dell'agenzia dove l'incappotto, invece di fare il cappotto, l'incappotto, di stare attenti. Ti rispondo facile. Allora sì, stiamo già lavorando per prorogare al momento fino al 2023, come hai detto tu giustamente. Io non l'ho detto all'inizio,
perché la legge scade il 31 dicembre 2021, stiamo trovando le somme per prorogare al 2023 al momento. Anche i soldi del recovery fund, una parte andrà a finire in questo bacino qui, perché è anche vero un pochettino che la legge si autofinanzia, ma è vero che quando tu depositi una legge alla ragioneria dello Stato, al di là di quelle che sono le prospettive, i soldi che servono glieli devi mettere lì sul piatto subito, altrimenti non te la bollinano la legge. Pertanto se servono 5 miliardi e tu la proroghi per 3 anni, ne devi mettere 15 sul piatto. Allora, al momento l'abbiamo fatta per un anno, non perché vogliamo chiudere davvero al 31 dicembre 2021, ma solo per evitare di congelare troppe somme, che poi magari neanche utilizzeremo, però intanto le devi mettere sul piatto. Quindi comunque c'è la prospettiva, forse già nella legge di bilancio che chiuderemo entro il 31 dicembre del 2020, quindi per il 2021, forse già allora metteremo la proroga entro il 2000, fino al 2023. No, non solo, guarda, ti interrompo. No, guarda, sono d'accordo con te, ti interrompo anche perché comunque ce l'abbiamo in mente di prorogarlo. E sappiamo del problema dei cappotti, i tempi che ci vogliono, ma soprattutto questo problema vale per il sisma bonus. Cioè l'adeguamento sismico, voi lo conoscete meglio di me, prevede molto più tempo sia nel lavoro in sé, sia poi per le pratiche burocratiche. E sappiamo benissimo che la questione tempo diventa determinante, però dobbiamo prorogare la legge, non l'abbiamo fatto subito, ti ho già spiegato il motivo, per una questione economica. Trovate le risorse, le congeliamo anche quelle, proroghiamo per 3 anni e quindi risolto il problema. No, quelle sono tutta una serie di tecnicismi, decreti attuativi, tutti gli enti che devi coinvolgere, come ti spiegavano prima anche loro. È una legge che comunque prevede un impianto molto molto complicato, quindi per mettere d'accordo tutti abbiamo dovuto comunque faticare parecchio. Cioè, voglio dire, non è mia intenzione fare politica oggi, ma è una legge su cui lavoriamo già dalla vecchia legislatura come forza politica, ok? E siamo riusciti a portarla a termine dopo quasi 2 anni e mezzo che siamo passati al governo, quindi ci sono 7 anni di lavoro su questa legge, quindi capisci bene che è molto complessa da mettere in piedi. Ci sarà tutto il tempo di sto modo, tranquillo. Il passaggio. Allora, il 121 parla sulla cessione. Quando parla sulla cessione non fa una distinzione tra gli interventi del 110 o degli altri. Ora, tutti i bonus, lasciamo perdere, allontaniamoci dal 110 mentalmente, tutti i bonus, anche altri, ma questi in particolare, sono tutti trasferibili. Possono essere ceduti e possono avere lo sconto in fattura. Mia figlia sta ristrutturando la casa a Roma, ok? Una normale operazione, al 50%. Ovviamente non va a 5, andrà a 10 anni. Ovviamente, come tutte le figlie, vogliono essere aiutati. Quindi non solo mi trovo a dover pagare, no, cioè, di fatto la pago io. Poi, alla fine, lei mi deve cedere a me quel credito
e me lo vado a scontare io. Ma sarà a 10 anni. Ma quindi tutti. Una cosa che però mi preme specificare, che la normativa, attenzione, non parla di inizio lavori, parla di spese sostenute. Quindi se io il lavoro l'ho iniziato l'1 gennaio 2020, ok? Per la quota che pagherò dall'1 luglio mi entra, o se ho pagato tutto l'1 luglio mi entra. Il lavoro che io finisco a gennaio 2023, ma l'ho pagato tutto entro il 31/12/2021, mi entra tutto in 110. Attenzione, questo per i privati. Per le imprese che possono usufruire non del 110, ma relativamente all'isolamento, no? Perché se tu hai una società che ha sede in un palazzo, in un condominio, ok, e fanno le operazioni di isolamento a 110, quello va a 110. Quel 110 ne usufruisce pure quel proprietario che non è una persona fisica, ma è anche una persona giuridica. E quindi in quel caso per lui però ragiona come se fosse una persona fisica. È un'eccezione, perché diversamente per i lavori di efficientamento energetico che va a fare una società, questo principio non vale più, vale il principio dell'ultima azione dei lavori. Quindi il privato che si trova a dover fare dovrebbe pagare. Se ha lo sconto in fattura basta avere un po' di fantasia giuridica e il problema si risolve. Bene, velocemente, dai. Sì, velocemente, perché se no... Almeno non fare domande che ti faccio pagare gli interessi. Dai. Ringrazio. Ti rispondiamo fra un minuto, perché con me c'è il dottor Lia, che è il direttore commerciale, approfittiamo della risposta alla domanda e anche per fare ulteriori comunicazioni. Vai all'ingegnere. All'ingegnere, ovviamente prima abbiamo parlato anche il dottor Morelli, ha detto del fatto che la casa non deve avere mutui. Lei comunque attesta prima, prima di parlare, attesta qualcosa. A un certo punto di vista è esonerato da questi Qua mi deve confermare pure Tucci. Mi pare che col decreto semplificazioni che è stato fatto adesso hanno introdotto un certificato che si chiama certificato di stato legittimo, che va a sostituire quello che era la vecchia conformità urbanistica. Quindi una volta che è stato fatto quel certificato da un tecnico ovviamente abilitato, lei comunque può accedere tranquillamente alle detrazioni, però credo che questo certificato non sia riportabile ad incentivo, perché ovviamente è chiaro che un immobile deve essere già infatti sì no certo, così siamo tranquilli di poter accedere tranquillamente all'incentivo. Prego Salvatore, vieni. Salve. Allora, per quanto riguarda la nostra banca, noi abbiamo già messo in piedi tutti gli strumenti relativamente alla parte diretta, dove il contribuente porta poi ad incassare i crediti nel futuro, con degli strumenti che anticiperanno sostanzialmente la parte finanziaria, e poi ci sarà un rimborso graduale negli anni che si concretizzerà nel momento in cui incasserà la parte, diciamo, del contributo, e cioè poi ad agosto di ogni anno.
Per quanto riguarda il meccanismo di cessione, che è la parte un po' più dove si ci sta lavorando di più, perché è la parte oggettivamente più complessa, perché è una parte nuova per noi istituti bancari, abbiamo promosso una prima iniziativa di un convenzionamento attraverso una delle società utilities, che è ENI, dove l'azienda esecutrice si convenzionerà a ENI, e abbiamo un meccanismo triangolare dove noi faremo un finanziamento ponte, cosiddetto bridge, che sosterrà l'azienda nell'esecuzione dei lavori, e poi man mano che va a cassetto fiscale ENI pagherà la banca che completerà la parte di questo finanziamento ponte. E poi in questi giorni ci sono alcuni tavoli tecnici per far sì che attraverso il nostro gruppo, noi apparteniamo al gruppo bancario ICREA, per far sì che acquisiremo noi direttamente il credito come istituto bancario, poi noi di conseguenza rivenderemo questo credito, e questo dovrebbe essere uno strumento un po' più rapido. Però c'è da precisare una cosa, un aspetto molto importante è che la responsabilità, come è stato già detto, rimane al contribuente, e cioè a colui che è al proprietario. Quindi un aspetto da considerare è che la salvaguardia rispetto a questa situazione si fa, quindi la banca metterà in una fase preventiva e anche poi successiva dei lavori una situazione in cui si controlleranno queste, che la parte amministrativa burocratica sia perfetta, perché sennò poi avremo un problema. Quello che ho potuto capire io attraverso questi incontri che abbiamo fatto a livello nazionale è che pensare che questo strumento possa funzionare con l'azienda singola che si rivolga alla banca in maniera diretta e riceve il credito è un po' più complicato, perché lo strumento è complesso. Lo sentivo dire prima dal dottor Morelli che praticamente è importante il meccanismo associazionistico, cioè anche attraverso dei raggruppamenti temporanei, in maniera tale che a livello locale si possono unire più forze, per due aspetti: uno la parte fiscale e l'altra la parte finanziaria, e soprattutto che ci sia un meccanismo importante di programmazione fiscale, finanziaria e poi ovviamente dei lavori. Però che sia un po' più complesso, perché come si sa il contributo è riferito all'anno, se non si riesce a scontare fiscalmente quel contributo decade nella quota parte anno, quindi è importante che ci sia un ragionamento a tutto tondo anche su questo aspetto. Quindi noi stiamo cercando di adoperarci il più possibile verso questo strumento, perché ovviamente sotto tutti gli occhi di tutti che questa problematica emergenziale ha prodotto un drastico calo a livello economico, e quindi attraverso questo strumento vogliamo rappresentare, specie noi banche locali che viviamo questi territori, vogliamo rappresentare un punto di ripartenza, e questo lo può. Però ecco, la normativa è nuova, è abbastanza articolata e complessa, quindi ci vuole un pochino, ecco, stiamo lavorando. No, ma l'aspetto interessante che ha portato è la forza dell'azienda. Sì, sì, cioè, sì. L'azienda, la piccola impresa, da sola non ce la fa sostenere. Il convenzionamento con l'ENI è un passaggio tecnico, perché l'ENI vuole anche vedere che fa, perché anticipa i soldi all'azienda, quindi l'azienda deve essere sana nel momento. Ma un aspetto importante, scusami, un aspetto importante è la capacità produttiva, cioè una ditta che ha un camion e qualche attrezzatura non può prendere lavori per 3 milioni di euro, perché non l'affideremo in questo meccanismo, perché uno degli aspetti essenziali è completare i lavori. Quindi se arriva uno che magari non è strutturato e noi non lo vediamo strutturato, ovviamente non andiamo a introdurci in un sistema. Per quello il meccanismo dell'associazionismo è essenziale, e vi invito a farlo anche in loco. Una domanda gli avevo sì. Fare io, perché stiamo parlando col presidente. Nel caso il signore che ha un camion con due dipendenti si associa. Sì. Ad altre imprese, sì, anche un raggruppamento, raggruppamenti sì. Locali, chiaro,
Il mio invito è fare questo per cercare di accelerare. No, facciamo lo stesso invito, mi sto girando la Calabria facendo lo stesso invito ovunque, però è importante sottolineare questo passaggio, perché altrimenti questo è quello. Va a finire in mano al nord. A Leni, che era il primo passaggio che lei ha fatto in intervento. È importante spiegare che se il tizio di zona che ha un camion e due dipendenti si associa a sua volta con l'associazione magari temporanea d'impresa, si associa al chi fa il fotovoltaico, a chi fa gli infissi, a chi fa non so che altro, a quel punto diventano qualcosa di... Diciamo che è un ruolo importante anche dell'associazione di categoria che stimolano questa situazione qua. È un passaggio cruciale, è cruciale. Questo è essenziale. Al finanziamento e alla capacità di programmare pure. Tutto con il merito creditizio. Sì, sì. Sì. L'azienda non era affidabile prima, anche per un affidamento proprio non lo sarà dopo. Punto. Questo è facile. Ecco perché un consorzio può unire certo. Tre situazioni. Ma si parla sempre che qua Eni parla, per esempio, sta facendo un'operazione. Ma non va bene. No, però. No, un discorso sì. Io l'ho seguito, però ti ha dato l'alternativa. Sì, sì, voi interrompete però il concetto in una fase che viene il fondo, che dice che lei capisce quello che io non le voglio permettere. No, ma io prima. No, questo glielo dico perché sono abituato, no? Sono abituato. No, quello che voglio dire è perché mi pago sta facendo un'operazione del genere però molto selezionata. Perché ovviamente, ragazzi, parliamo del 110, se un business di 10 a un 10%. Il direttore della banca, il direttore e il presidente sanno benissimo che oggi le banche per andare per una questione giuridica a depositare presso la BCE si va con il deposito regolare, si paga soldi e oggi quando vado con un'operazione che già in un quinquennio mi matura il 10%, finisce il 2,5%, parliamo già di rendimenti determinanti. Ora ecco perché questi si buttano dentro l'operazione, c'è dubbio che le banche, per quel principio che diceva bene prima l'onorevole, ben specificato dal direttore, il responsabile number one è sempre solo il povero contribuente, perché l'ingegnere avrà la polizza, Morelli avrà la polizza, però l'agenzia delle entrate, i soldi, li richiede al contribuente e li deve pagare. Poi si potrà rifare, considerando la media che in Italia un processo civile va dai 7 ai 14 anni, la povera famiglia è andata sulla soglia della povertà. Giusto per dire come stanno le cose praticamente. Quindi è chiaro che bisogna, ecco perché le banche stanno molto attenti e lo devono fare, perché un sistema funziona quando ognuno, il stakeholder, si adopera in maniera più competente. Perché poi, soprattutto le BCC, quando comincia ad avere una percentuale di perdite, già, voi l'avete avuta a Banca Italia? No, c'è già anche da noi è... Uno non sta nudo e Banca Italia per commissariamento, giusto per... Un altro pare che intervenire non c'è 8 anni per sì. Cose. L'accertamento 8 anni. 8 anni adesso, non... è un termine dilatato rispetto a quello. Prima erano 5. Sì. Per questa misura. No, solo per questo. Sì. Solo per si presume che gli accertamenti da fare saranno poi molti di più rispetto però, a diciamo che difficile però se spezzettiamo molto poi non ci troviamo completa se... Va bene, poi noi ovviamente siamo a vostra disposizione, c'è qualcos'altro che non è chiaro? Però stiamo provvedendo a cercare di acquisirlo noi. Presidente, se non c'è altro, se non c'è un'altra domanda, direi di avviarci a conclusione. Voleva precisare qualche altro punto, ma se non c'è... Mi sa che ci siamo detti, se non vuoi altro... Io personalmente giusto un saluto, poi se avete necessità tramite la segreteria dell'onorevole eventualmente vi rispondiamo pure a quesiti più specifici e particolari, insomma. Ecco. Certo, direttore.
Assolutamente no, capito. No. Tutto ciò che nasce dopo il 119. No, 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 è una, lei sa che per il principio delle leggi sotto un profilo temporale la legge non può che predisporre che per il futuro. Quindi entra in vigore il decreto legge. Tutto ciò che interviene dal decreto legge in poi, sì. Quelle precedenti, no. Bene, a questo punto ci possiamo salutare. Credo che la materia, come avete capito, è un pochino complessa, però chi è interessato ha già individuato degli interlocutori. Intanto i professionisti, l'ingegnere, l'altro ingegnere, poi andiamo ai commercialisti e poi in ultimo c'è anche la banca. Quindi avete questi riferimenti, su questi riferimenti sicuramente possiamo costruire la proposta e utilizzare al meglio questa, la portata di questa normativa, che è veramente, dico io, importante e necessaria in particolar modo per le nostre zone. Quindi grazie a tutti e buon appetito a questo punto.